coscienza cosmica, coscienza indivisa. È la prima conferenza dopo un anno di pausa. Però ecco, direi di spendere un paio di parole sui pleiadiani, per chi insomma è nuovo nel gruppo, oppure per chi non conosce a fondo questa razza galattica, questa popolazione. Sono degli esseri cosmici, quindi che vivono nei mondi superiori, e hanno ben 42 milioni di anni di vantaggio come evoluzione spirituale su noi terrestri, mentre solo 2 milioni di anni come evoluzione tecnologica. Quindi questo ci fa capire che loro prediligono la via spirituale, lo spirito come mezzo per evolvere, per espandersi, perché loro dicono che lo spirito è il mezzo più veloce, mentre noi probabilmente in questo momento sulla Terra diamo viceversa troppa importanza alla tecnologia. Quindi sono degli esseri altamente spirituali, sono quelli che una volta si chiamavano gli angeli, e che fanno un po' da intermediari tra esseri, diciamo, meno evoluti e la fonte, no? E la sorgente divina. Infatti in questo periodo sono molto attivi per quanto riguarda l'ascensione della Terra. E peraltro già 100.000 anni fa loro vennero sulla Terra. E inserendo il seme spirituale dell'immortalità dei primi ominidi umani, innescarono proprio l'evoluzione della razza umana. Poi vennero altre razze galattiche, alcune benevole, altre malevole, ma questo è un altro discorso, ci porterebbe troppo lontano. Allora, introdurrò il discorso sulla coscienza cosmica indivisa leggendo un breve messaggio del Consiglio della Luce, che potete trovare nel libro di Melanie Beckler, Messaggi del Consiglio della Luce, si trova su Amazon, però è in inglese. Io ho tradotto un breve messaggio. La fonte si manifesta attraverso di te per sperimentare tutte le molteplici sfaccettature nel regno della dualità, sia in bene che in male. Tu non sei mai separato da Dio e dal divino, e oltre ogni apparenza tutto ciò che vedi è Dio. Tutto ciò che devi fare è riconoscere questa verità, facendo un passo indietro e osservarti consapevolmente. Tu non sei il tuo corpo, tu non sei i tuoi desideri, tu non sei il tuo lavoro, non sei la tua vita, non identificarti con tutto ciò. Sono solo strumenti di azione e manifestazione temporanei. Osservati da una prospettiva più alta, quella cosmica. Mentre vivi nel mondo, sperimenta ogni cosa, sentendoti sempre unito alla fonte divina. Quindi questo era il messaggio che intendevo leggere per introdurre il tema. Allora, quindi, come dice il termine stesso, coscienza indivisa significa avere una coscienza senza divisioni, senza separazioni, cioè dimorare in una coscienza priva di divisioni sia rispetto al divino dentro di noi, sia rispetto al divino fuori di noi, che si manifesta come il mondo e gli altri. Infatti tutto è espressione del divino, è la nostra mente che divide tra dentro e fuori, tra noi e gli altri. Tutto è espressione della fonte e lo stesso mondo si può dire che sia reale se vista come espressione divina, mentre è irreale se noi lo vediamo come mero campo di azione del nostro ego. Quindi se noi intendiamo agire nel mondo come ego, separato rispetto alla fonte, chiaramente il mondo sarà una fonte di delusioni, di frustrazioni, di sofferenza. Mentre se noi vediamo il mondo come espressione del divino, questo ci darà molti doni. Quindi ne consegue che l'unico modo per essere felici è agire partendo sempre dal nostro nucleo più prezioso, che è quello divino, quindi agire come coscienza divina. Infatti, gli stessi fratelli cosmici dicono che il primo passo per ascendere è quello di integrarsi con il nostro sé cosmico, con il nostro sé divino. Quando noi ci incarniamo nel mondo, quindi nella dualità, la nostra coscienza viene dispersa in svariati interessi, no? Attaccamenti, desideri, passioni, aspettative, ricordi e così via. Quindi viene appunto frammentata, viene frantumata
divisa in più parti, perdendo il contatto con la propria origine divina, che invece è unità. Per esempio, anticamente si descriveva il mito dell'uomo cosmico, no? L'uomo cosmico che è unità, cosmo significa armonia, no? Unità. Cadendo nel mondo si frantuma, si disperde in mille pezzi, in mille divisioni, e deve essere reintegrato, deve cioè essere ricondotto a unità, e ciò avviene ricontattando la scintilla divina dentro di noi che conferisce ordine, armonia e unità alla nostra esistenza. La differenza tra noi esseri cosmici è che questa coscienza indivisa, questa coscienza unitaria, il loro è permanente, non mai questa unità col divino che li guida in ogni momento, mentre noi il contatto col divino è intermittente, va e viene, ci perdiamo nell'oblio, ci perdiamo nella dualità, nella separazione del mondo. Quindi quando noi riusciremo a far divenire permanente questa unità con la nostra essenza più recondita, potremo in qualche modo abitare anche noi nei mondi superiori, che sono mondi di luce. Quindi ascendere significa recuperare questa coscienza unitaria, questa coscienza cosmica e divina, e non, come dicono in molti, fraintendendo rincorrere chissà quali superpoteri mentali, superpoteri psichici e così via, che per carità ci possono anche essere, uno li può anche sperimentare, perché quando si ascende si passa attraverso vari piani, no? Quindi il piano astrale, il piano eterico, il piano cosmico, e qui si sperimentano vari poteri, però no, non è ancora il piano spirituale, cioè il piano della coscienza indivisa. Allora, così come uno può guadagnare questi poteri, li può anche perdere, e comunque questi poteri non danno una felicità, una pace duratura. Io ricordo che quando cominciai a fare il mio cammino spirituale, cominciai a sperimentare vari poteri, telepatia, viaggi astrali, telecinesi e così via. Però sperimentai anche che non danno la vera felicità. Ora mi sono detto, ma che me ne faccio di questi poteri? La vera felicità significa ricontattare il divino che è in noi, e questo divino ci dà la grande pace, la grande beatitudine che poi può fare da base per la nostra vita anche nel 3D. Crayon, grande presenza angelica, peraltro dice che la quinta dimensione, appunto, non coincide con tutti questi poteri, eccetera, ma coincide con la fine del tempo, e cioè con l'estinguersi della mente tridimensionale. Perché? Perché la mente tridimensionale è sempre lo sappiamo, no? È sempre una continua agitazione. È sempre in continuo movimento, a rincorrere desideri, passioni e così via, no? È sempre in bilico tra le memorie del passato e i desideri e le aspettative del futuro. Quando tutto ciò viene in qualche modo dissolto, trasmutato, l'agitazione della mente nel tempo finisce e quindi si viene ad attingere una dimensione atemporale, priva di agitazione, che è appunto il 5D. E coincide con un senso di grande pace, di grande beatitudine, di grande gioia dentro di noi. Il che non significa che le attività poi del mondo interiore e del mondo esterno cessino. Quelle continuano, tuttavia vengono agite partendo da questo nostro centro interiore che è immutabile e che in qualche modo non viene mai scalfito da ciò che succede fuori. Quindi, trasceso il tempo, la mente tridimensionale viene ricondotta alla sua vera funzione. Cioè, non significa che la mente scompare del tutto, ma viene ricondotta alla sua funzione meramente pratica, quella di svolgere le attività della vita ordinaria. Lavorare, che so, mangiare, uscire e così via. Cos'è che viene distrutta? Viene distrutta semplicemente la mente in qualche modo che si nutre di immagini, di fantasticherie, la mente concettuale. La mente in qualche modo, appunto come abbiamo detto prima, che è sempre
in cerca di desideri, passioni in qualche modo che poi ci frustrano, no? Quindi viene in qualche modo distolta e riassorbita nel sé divino. A quel punto la nostra vita viene guidata attraverso la mente superiore, che è la mente intuitiva, che è appunto il ponte tra noi e la coscienza divina. Quindi la coscienza indivisa è la coscienza unitaria, che non è più disgregata e identificata con gli oggetti del mondo. Infatti l'ego nasce con l'identificazione della mente con gli oggetti e col corpo. Dissolta l'identificazione con il mondo, si dissolve anche l'ego e la mente 3D. Allora si continuerà ad agire nel mondo, ma senza più dipendere dal mondo. Un po' come dicono nella Rosa Croce, si è nel mondo, ma non più del mondo. Non c'è più dipendenza, c'è un sano distacco. La coscienza cosmica quindi è unità, è pace. E amore, leggerezza e silenzio, proprio perché si è attuato questo distacco nei confronti del mondo, non c'è più dipendenza, no? Si agisce in qualche modo come testimoni. È una presenza spontanea e silenziosa, è un'eterna presenza perché si agisce sempre nel qui e ora. Cioè la mente smette di pensare al passato o di proiettarsi al futuro. E questo stato naturale quindi lo si attinge, in definitiva, smantellando tutti gli schemi di pensiero, le egregore, i desideri, i pensieri distorti che ci incatenano e che ci portiamo in qualche modo dietro da svariate vite. Come dice Astar, se realizzi il nulla dell'ego, ottieni il tutto della consapevolezza, quindi della coscienza cosmica. Quindi solamente la mente pura, fatta di distacco, di osservazione, di testimonianza, può attingere a questa coscienza cosmica che è sempre presente in noi. Noi siamo sempre presenza cosmica, non c'è nulla da produrre o da realizzare. Si tratta solamente di smantellare, di fare un po' di pulizia e quindi di ritornare alla nostra origine, alla nostra vera natura. Bene, io mi fermo qua, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma il tempo è quello che è. Per cui ecco, io adesso, magari poi dopo i vostri interventi, perché chiaramente il nostro è anche un gruppo di condivisione, è un gruppo di fratelli, faremo anche una breve meditazione, parleremo un po' anche di un po' di tecniche, no? Di metodi pratici per attingere, per disvelare questa coscienza cosmica. Bene, chi vuole intervenire può farlo tranquillamente. Rita, Nelly, volete rompere voi un po' il ghiaccio? Oppure sì. Allora, posso rompere il ghiaccio io? Mi Prego. sentite? Sì. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Luigi. Benvenuto. Diciamo che ormai sono 12 anni che sono in viaggio. Il mio viaggio è cominciato nel 2012, in coincidenza con la nascita, tra l'altro, di mio figlio. Anno 2012 che ritengo che è stato un anno veramente importante, in cui è nata, diciamo, la mia esigenza di trovare delle risposte alle mie domande che sono sempre state dentro di me, però dal 2012 poi ho cominciato ad agire. L'azione è stata quella di cominciare a cercare. Adesso faccio una cosa brevissima perché ognuno deve avere il suo spazio. Quindi sono partito dalla fisica quantistica, quindi molto tratto, diciamo, dalla fisica quantistica, in quanto io, tra l'altro, sono una persona molto razionale, quindi avevo bisogno di collegare la parte
mia razionale e scientifica alla parte spirituale, e la fisica quantistica è stato il mio anello di congiunzione. E dopodiché sono andato avanti, sono, penso come molti di noi, mi sono imbattuto in testi sudamericani, in testi orientali, in testi indiani, e alla fine penso che sia anche una delle mie capacità, visto che ognuno di noi ha un talento, io sicuramente il mio talento lo individuo nel fatto che leggendo e ascoltando o guardando varie cose diverse nel tempo diciamo, nei luoghi, riesco a trovare i punti di verità che uniscono tutti, cose che vengono dette 4.000-5.000 anni fa, cose che vengono dette oggi da santoni, cose diciamo, messaggi, canalizzazioni che si sentono, io riesco a trovare, diciamo, il punto di contatto e questa cosa qui mi ha portato sempre più a ricercare la verità. Alla fine io credo che noi cerchiamo la verità perché è un'esigenza. Noi potremmo vivere anche senza così, senza sapere niente, però se c'è questa esigenza di sapere perché, come funziona, cioè qual è la storia completa dell'uomo, dove inizia e dove finisce, e allora si va avanti all'infinito, perché la ricerca è veramente infinita. Il gruppo pleiadiano l'ho incontrato non molto tempo fa. All'inizio diciamo che ero scettico rispetto a, diciamo, incontri, chiamiamoli extraterrestri, però anche lì, diciamo, qualche mese fa ho cominciato ad avere diciamo, delle informazioni. E ho trovato che nelle canalizzazioni comunque c'erano delle verità che ho riscontrato in altre cose. Quindi nel gruppo pleiadiano ho trovato sicuramente delle parole bellissime, dei modi bellissimi di esprimere certi concetti, e quando vengono dette certi concetti con quelle parole, con quel modo, si apre il cuore, quindi si aprono nuovi canali di ricezione. E quindi il gruppo pleiadiano, a me per esempio mi piace molto Aurora Rey, che è, diciamo, la mia preferita tra le tre indiane, per quello che mi hai detto. Ok, vi ringrazio per l'ascolto, spero che mi abbia fatto piacere ascoltare. Grazie a te, grazie Posso della tua testimonianza. Prego, chi vuole intervenire? Ah, prego, Nelly. grazie. È molto interessante questo che ho ascoltato, perché dal mese di agosto io anche ho iniziato a fare una canalizzazione con gli Arturiani. La settimana prossima abbiamo Ecco Fisica Quantistica, il nostro gruppo Accademia Cogitale si occupa proprio con la fisica quantistica e facciamo queste canalizzazioni. È molto interessante che quando abbiamo un compito per fare una canalizzazione con i pleiadiani, io avevo un sogno, lavorare con i pleiadiani, e 2 giorni dopo ho incontrato questo gruppo di Bruno, amici pleiadiani, e ecco come succedono le cose. E poi l'enciclopedia concetti energetici cosmici, le canalizzazioni di Anna Federighi, tutto il lavoro con questo gruppo. Io tanti anni fa ho avuto proprio una trasformazione, vi racconto l'esperienza. Ero su una tangenziale in un distributore di benzina a fare rifornimento, ero sola in macchina, avevo la radio accesa. Perché di botto ho notato che la radio si spegne, io entro in un'altra atmosfera, un'altra dimensione, su una tangenziale piccante auto, c'era caos, no? Di botto in un silenzio, io entro in un'altra dimensione, una voce metallica che mi dice, ecco, questa è la vita, finisce qui.
Come finì di pronunciare queste parole, la radio funzionò di nuovo, io ho sentito nuovamente tutto attorno e continuò. In me successe una metamorfosi. Io sono dovuta, cioè non arrivare, sono arrivata al punto di dover cambiare tutti i documenti perché non mi riconosceva nessuno e iniziai ad avere problemi che dicevano che i documenti non erano i miei. Quindi da lì in poi sono cambiati anche i segni sul fisico, completamente diversi. E non era la prima volta, sono successi altri incontri, poi da lì in poi sono stati presentati tutti i maestri che sono i maestri scelti, che sono i creatori del tutto. Loro non si fanno vedere in forma di persona perché non hanno questa forma, loro possono prendere qualsiasi forma, ma comunicano via telepatica, usano anche a volte mezzi per mandare il messaggio urgente, ma è un qualcosa di fantastico. Poi si estendono, non esiste il dover canalizzarsi, il dover, come devo dire, fare un qualcosa, si spinge sempre. Io per esempio ora che sto dicendo queste parole, ho il permesso di dirle, altrimenti mi avrebbero spento il telefono, cioè una continuazione, quando qualcosa non va bene, loro subito agiscono, mi fanno capire, interpongono comunicazioni, cioè è un continuo, non è un momento che io mi devo mettere lì a analizzarmi, no, è sempre di continuo. Prima invece no, prima dovevo fare questi esercizi di canalizzarmi, sì, quindi avevo, diciamo, i momenti miei di vita mia e i momenti in cui no, invece ora no, è sempre un continuo, sempre un continuo. Da premettere che lavoro in sanità, essendo uscita grazie al loro aiuto, sono variati i pazienti da situazioni indescrivibili e continuano sempre di più. Quindi confermi che questo qui è un periodo molto intenso. Sì. È molto intenso, ora si chiama, no, si chiama il periodo detto volgarmente per assumere anche una forma umana della cernita. Ora è il periodo della cernita, però è il periodo, diciamo, perché c'è stato un periodo iniziale che iniziano molti anni fa, il periodo più intenso e ora siamo alla fine, però è il periodo della cernita. E poi loro mi hanno confidato, mi hanno dato tante delle notizie, tipo il talento, no? Si nasce tutti con i talenti. I talenti, c'è una parabola, io ho chiesto a tante persone, sempre, ripeto, nel nostro contesto, non persone comuni, è la parabola dei talenti. Io non ho trovato nessuno che si ricordasse questa parabola, io la conosco da quando ero piccola, la parabola dei talenti, quel Dio che regalò i talenti a sette uomini e poi disse al tramonto sarebbe la fine della vita, me li riconsegnate, e c'era chi aveva sviluppato e aveva portato quello agli altri, chi li consegnava come li ha avuti e chi non aveva idea che farsene. Questi talenti sono l'intelligenza non talento, quindi l'intelligenza è un talento con cui si nasce, chi non la sviluppa, non fa produrre i risultati, i frutti, chi non verrà messo in un certo punto, chi non, cioè, verrà scartato, verranno presi chi questi talenti li ha fatti produrre, cioè hanno prodotto frutti. Il libero arbitrio è una regola, sino a un certo punto, poi dopo non si vive più di libero arbitrio, perché quando si unisce nel cosmo del tutto, è tutto uno, quindi è come in realtà far parte della stessa cellula, della particella divina, dell'egregore. Facciamo parte tutti della stessa egregore, ma questo lo si deve sentire dentro. E avvengono delle cose che uno non pensa, non ha bisogno più di pensare o di dire «Oh, mi auguro che ora che vado avvenga questo», perché sei sicura che va così, non hai più un timore, non esiste più, esiste soltanto un vivere, perché il benestare del singolo è il benestare del tutto, ma è tutto a livello di coscienza. Se non si è coscienza di questo, non si può sviluppare questa realtà,
non so se è complicato come il modo in cui lo sto dicendo. Stai dicendo cose bellissime, secondo me. Grazie, confermo. Sia nel piccolo e sia nel grande. Esempio, posso fare un piccolo esempio. Io ho dovuto fare purtroppo, perché comunque possiedo un corpo materiale, ho dovuto fare un intervento d'urgenza, anche questo intervento purtroppo fatto da umani, sono stata trattata e ridotta in fin di vita, il mio corpo era in fin di vita, dovevo prendere un aereo, non potevo salire in quell'aereo, in quelle condizioni, perché non mi avrebbero accettata. Perché sono stata portata anche in un aeroporto sbagliato, non avrei fatto in tempo ad andare nell'altro, perché ero già in quelle condizioni, io non potevo andare. Anche subito in comunicazione, aiutatemi, di botto annunciano il ritardo del volo, del mio volo, di un'ora. Con quel ritardo io ho fatto in tempo a prendere quel volo. Dovevo prendere un altro perché avevo la coincidenza di un altro. E se ora non mi preoccupo, ora mi preoccupo di salire su questo volo. Poi vedremo oltre. Siamo arrivati all'altro, non avrei normalmente potuto fare in tempo perché nel momento dell'atterraggio l'altro doveva partire. Quando siamo atterrati, io ero in sedia a rotelle perché, ripeto, non potevo neanche camminare, ero in una situazione disperata. Mentre scendevamo annunciavano di nuovo il ritardo del volo di quell'altro, dell'altro aereo che dovevo prendere io. Quindi c'è cioè, uno dietro l'altro e tutti quanti si chiedevano come mai questi due voli hanno fatto ritardo. Questa è una cosa, ma voi pensate, guarda, vi assicuro, è un qualcosa di straordinario. Non ho parole. Va bene, va bene. Avviene tutto, è tutto insieme. Anche a volte, per esempio, mi mancano i soldi, ma senza preoccuparmi, credetemi, mi mancano i soldi, domani ho questa scadenza, ma mi mancano i soldi. Neanche finisco di pensare, neanche vanno le telefonate, guarda, ho bisogno che mi fa questo lavoro, me lo può fare, ho bisogno di questo. Cioè, raccolgo la cifra e mi rimango pure il resto. Non mi preoccupo, cioè, so che c'è qualcuno che pensa. Se mi hai letta, sicuramente. Diciamo che sono una particella e io cerco, però c'è il libero arbitrio, cerco di aiutare chi vuol farsi aiutare. Chi vuol farsi aiutare, non dico di no, però c'è un però, nel senso che non si può aiutare, non vuole essere aiutato. Questo vuole essere aiutato significa che deve chiederlo, non si può. Ecco perché gli angeli non possono intervenire se non vengono chiamati. Sì, questa è una cosa vera che ho imparato anch'io, diciamo, da quando ho cominciato ad aprire un pochino la mia mente, il mio cuore, perché qua si parla di cuore e non di mente, che quando incontra qualche persona che si vede che brancola nel buio in questa società materialista, però bisogna sempre aspettare che siano loro che ti chiedano qualcosa vedendo come ti comporti tu nelle situazioni, mai intervenire. Il motivo lo sai perché non si può intervenire. Per non incidere sul loro libero arbitrio. Quello è un altro fatto, quello è ancora un altro fatto. Il fatto che non si possa intervenire se non lo chiedono, tranne che i bambini, perché i bambini non hanno ancora la consapevolezza. Ecco, lì poi un altro discorso che sarebbe bello da fare. Il fatto che se uno chiede aiuto è consapevole di essere in un punto di sì, io lo chiedo, ma non se lo ricevo. Se lo ricevo, ne sono grato, infinitamente grato, me ne ricorderò tutta la vita. E questo bene io poi lo porterò avanti perché so cosa ha significato per me essere nel momento del bisogno, di questa necessità, aver ricevuto questo aiuto, come mi sono sentito nell'averlo ricevuto, come mi sento grato. Quindi quando io vedo qualcuno che ha necessità, lo aiuto perché so cosa significa avere necessità, come ci si sente ad essere aiutati. Quindi è come un'epidemia, no? che si deve trasmettere, ma quando qualcuno non te lo chiede, non è nella disposizione di riceverlo, quindi di darlo avanti, di provare questa gioia, che è quello che illumina. Quindi cosa fa? Uno dà aiuto, lo dà senza richiesta. Ti aiuto,
lui non è, o lei non è consapevole, non percepirà questa gioia, questa energia, e non la porterà più avanti. Noi abbiamo sprecato un'energia vitale. Esatto, non la riconosce, e quindi può diventare addirittura controproducente, no? Va bene, grazie Mary per la tua magnifica testimonianza, che appunto dimostra come gli esseri spirituali sono sempre accanto a noi, essendo esseri quantici, come tu stessa detto, possono prendere tutte le forme che vogliono e usare tutti i mezzi per noi non addirittura incredibili, no? Certo. Per ciascuno di noi, essendo ciascuno di noi diverso, avendo un background, delle vite passate differenti, ci sono mezzi differenti, no? Ad esempio nel nostro gruppo ci sono molti contattati da astronavi, oppure altri che hanno fruito di viaggi astrali, teletrasporto, canalizzazione, quindi per ognuno di noi ci sono mezzi differenti, però la via è sempre quella di riconnetterci con la fonte cosmica, no? Col divino. E gli esseri cosmici, i pleiadiani, gli angeli, i maestri ascesi, ci sono sempre accanto, tocca a noi in qualche modo aprirci. Bene, ci avviamo verso la fine. Chi vuole intervenire, lo spazio è sempre aperto, poi chiuderemo con una breve meditazione e ci saluteremo. Prego, Nathalie, Rita, chi ancora non è intervenuto, pure gli altri, io adesso non riesco a leggere i nomi. Io sono Maria, sentite? Maria? Prego Maria. È la prima volta che rivedo, sono felicissima di far parte di questa famiglia meravigliosa. Benvenuta, benvenuta. Io devo raccontare molto, però magari vi dico solo qualcosa brevemente. Ovviamente anche da piccola parlavo con le piante, vedevo delle visioni di quello che doveva succedere, anche negli eventi atmosferici che vedevo prima e tante altre cose. Qui vabbè, non vi racconto tutto perché arriveremo ad alba. Vi ricordo anche brevemente, io ho fatto il corso dei registri akashici, perché poi pian piano mi sono avvicinata al mondo mistico, e quindi dopo 30 giorni ci sono state le autoletture, sia registri akashici che cosmici. C'è stato un evento, un'autolettura fortissima, dove una sera mi sono trovata in una base NATO americana, dove ho portato con me sicuramente il cellulare, perché il cellulare poi si è rotto durante la notte, si è oscurata la schermata, quando ho provato proprio l'acqua all'interno della simba, e lì si dice che si cambiano i nostri codici quando si rovina, si rompe un elettrodomestico o addirittura il cellulare. E quindi sono d'accordo con non mi ricordo il nome, Mary, che hai raccontato la tua storia, che te l'ho detto, che i pianeti sono tutti uguali, cioè nel senso che i pianeti Mary, sono Mary. Tutti uguali, i pianeti devono esistere tutti. In effetti ti lo conferma, perché ho fatto dei viaggi astrali anche stamattina, mi sono trovata in un'astronave di Arturiani, perché da piccola cercavo di vedere i genitori. Il 27 settembre di questo mese, alle 2:36 di notte, ho sognato questi due esseri arturiani bellissimi, mi hanno detto anche i loro nomi, perché vogliono emergersi, sono nuovi, nel senso anche i nomi sono nuovi, non esistono scritti su internet, dove penso che loro sono i miei veri genitori. E proprio stamattina sono entrata nella loro astronave, ci siamo fatti un giro nel cosmico, è stata un'esperienza meravigliosa, ed è vero, perché necessita tutto così com'è la galassia, esattamente così com'è. Posso anche dire un'altra cosa, il fatto dei viaggi astrali. Questi prima erano per me viaggi astrali, diciamo, fatti così, però poi mi hanno fatto vedere, perché anch'io sono stata nelle astronavi, ho avuto un chip fino a poco tempo fa sulla mano, anche le fotografie. Poi c'è il fatto di andare in varie dimensioni, l'umano non è cosciente né consapevole, ma questo lo fanno tutti, accade a tutti, che nello stesso tempo, il tempo orario, giorni, è soltanto per il sistema, in realtà non esiste, è un'inversione del sistema, ma loro, noi, quando noi, loro hanno necessità, noi nello stesso momento in cui viviamo ora, possiamo essere trasportati o andare via le capacità in altre dimensioni, contemporaneamente, fare un qualcosa di là anche per anni,
parecchi anni, puoi ritornare qui allo stesso momento, è questione di neanche una frazione di secondo, quindi ci sono le dimensioni e ti hanno vinte parallele, solo che non tutte ne sono consapevoli. Esatto. Nel film Contact, quando Judy Foster fa quel viaggio, che per lei è durato tantissimo, mentre invece in realtà per chi l'ha vista è durato una frazione di secondo. Sì, ma è così. Tempo loro ti trasportano, fai quello che devi fare. Io per esempio mi hanno portata già un paio di anni fa, quando ancora non era stato visto dalla NASA questo nuovo pianeta. La nascita di questi tre nuovi pianeti, uno è sul bianco, l'altro è sull'azzurro e l'altro è sul rosa. Mi hanno portato a far vedere la costruzione di questi tre pianeti che saranno le future di nuovo, diciamo, terre, no? Però il pianeta più mi hanno anche spiegato del perché, e vi assicuro che mi hanno fatto vedere come finiranno quelli cosiddetti potenti. Vorrei parlarvene mai un'altra volta. Mi hanno fatto vedere tutto, sino alla fine come andrà. E vi assicuro che andrà quello che è. Affronteremo il tema in una nuova occasione. Grazie Maria e grazie ancora Mary per le vostre testimonianze. Bellissimo. Sì, sicuramente bisogna sottolineare questo elemento, no? Il tempo esiste solamente nella dimensione del manifestato, no? Del mondo. E così anche le varie dimensioni. Una famosa contattista che abbiamo ospitato un paio di anni fa, la Sambrotta, non so se qualcuno la conosce, quando andò nella città di luce di Erx in Argentina, doveva incontrare i pleiadiani, che lì sono astronavi, maestri scesi e così via. Lei si arrovellava e diceva, ma quando arrivano, quando venite, e così via. A un certo punto ha udito una voce dall'alto, gli ha detto, guarda che noi viviamo nella dimensione del non tempo, nella dimensione quantica. Il tempo è una prerogativa esclusivamente di voi umani. L'incontro tra te e noi avverrà al momento giusto, no? Quindi il tempo è una dimensione totalmente illusoria, separativa, perché anche i pleiadiani chiamano l'universo il gioco cosmico, l'illusione. Anche il fatto che in questo momento noi ci vediamo tutti separati, no? È un'illusione creata dalla mente cosmica. In realtà la coscienza cosmica è una, non è mai separata. Va bene, se qualcun altro vuole intervenire, altrimenti facciamo la meditazione finale e poi... Chi vuole, il prossimo giovedì ci sarà l'incontro con Nelly, la sua Accademia Cogitale, parleremo appunto di principi quantistici e spirituali, per chi è interessato di fisica quantistica, e poi tra magari un paio di settimane faremo un nuovo incontro tra di noi, magari ospiteremo, come siamo soliti fare, qualche contattista, qualche maestro spirituale, e continueremo a parlare di temi cosmici e spirituali. Prego, se qualcuno vuole intervenire, altrimenti facciamo la meditazione. Va bene, allora facciamo una breve meditazione, poi ci saluteremo. Chi vorrà, insomma, potrà essere presente la prossima settimana nel nostro prossimo incontro. Allora, i metodi per, come dire, sintonizzarsi sulla coscienza divina che noi già siamo sono molti. Come abbiamo detto prima, ognuno deve trovare il suo, perché ognuno di noi è diverso. Per cui c'è chi ci arriva con la meditazione, col silenzio, c'è chi ci arriva con l'amore cosmico, c'è chi ci arriva, come dicono in India, col karma yoga, no? Con l'attività quotidiana. Cioè, sono tutti modi per, in qualche modo, bypassare l'ego fenomenico che ci separa e attingere al nostro profondo, no? Alla dimensione cosmica che noi, al divino che già noi siamo. Ora noi siamo soliti fare questa meditazione mutuata dai pleiadiani, ma che è presente anche in molte tradizioni, no? Come quella indiana del Vipassana, oppure quella del testimone tramandata da molti maestri come Rafael e così via. Allora, cominciamo a rilassarci, ci sediamo, distendiamo le gambe, le braccia, cominciamo a respirare profondamente, rilassiamo tutti i muscoli, tutti i nervi, il rilassamento è fondamentale
sentiamo sempre più calmi, più rilassati, più in pace con noi stessi. Ascoltiamo e osserviamo il nostro respiro, che diventa sempre più calmo, più profondo, più lento. Poi immaginiamo una luce bianca brillante che dall'alto cala su di noi, entra attraverso il nostro capo e va a illuminare tutte le nostre cellule, i nostri organi, i nostri muscoli, tutto il nostro. Siamo circonfusi da questa luce. Siamo noi stessi luce, siamo energia, che è la luce della coscienza cosmica. Ora cominciamo a osservare il flusso del nostro pensiero, della nostra mente. Dentro di noi scorrono in continuazione pensieri, emozioni, desideri, memorie, ricordi. La nostra mente fenomenica che è sempre in movimento. Ecco, osserviamola in maniera consapevole e notiamo che tra un pensiero e l'altro, tra una sensazione e l'altra, tra una memoria e l'altra, ci sono come dei piccoli spazi, delle piccole pause. Infatti la continuità della mente è puramente illusoria. Tra un pensiero e l'altro, tra una memoria e l'altra, tra un desiderio e l'altro, ci sono questi spazi, queste pause, questi lampi di luce. Osserviamoli meglio. Focalizziamoci su queste pause. Entriamo in questi spazi vuoti, in queste pause di luce. Entriamoci dentro e vedremo che attraverso questi spazi possiamo accedere allo schermo infinito di luce che è sottostante alla mente fenomenica, ai pensieri, ai desideri, alle memorie, alle immagini, che sono sovrapposizioni mutevoli, temporanee, rispetto a questo spazio infinito di luce che invece la coscienza cosmica e che è sempre dentro di noi. Questo spazio infinito di luce è pace, è silenzio, è energia, è beatitudine. Connettendoci con esso, ci connettiamo con la fonte. È lo spazio indiviso, senza frammentazione, immutabile. Rendendolo permanente dentro di noi, impareremo ad agire nel quotidiano partendo sempre dal divino, dalla coscienza indivisa.
gustate questo silenzio, questa pace, questa dimensione cosmica che noi siamo sempre, in ogni momento, e che solo la frenesia della mente fenomenica e dell'ego oscura quando ci identifichiamo con il mondo esterno. Siamo pace, siamo silenzio, siamo luce, siamo amore cosmico. Bene, ritorniamo lentamente al nostro corpo e alla percezione esteriore. Respiriamo e riprendiamo gradualmente il contatto col mondo esterno. Bene, cari amiche e cari amici, spero che la meditazione vi sia stata di vostro gradimento. Impariamo ad attingere sempre a questa dimensione prima di agire nel quotidiano, e il mondo intorno a noi sarà più armonico e più bello, perché quando la coscienza è illuminata, anche il mondo esterno lo sarà, ci sarà un riflesso di questa armonia anche fuori. Va bene, allora, cari amiche e cari amici, io vi ringrazio di aver partecipato. Vi do quindi appuntamento per chi vuole, è interessato appunto ai principi della fisica quantistica la prossima settimana, e poi tra un paio di settimane, penso, con un nuovo incontro tra di noi, con un ospite, con un contattista, un qualche maestro. Bene, allora, grazie Nathalie, ti saluto. Ciao Udo, ciao, è stato bello rivederti. Ciao Nelly. Ciao, ciao a tutti. Ciao Luigi, un abbraccio, è stato bello conoscerti. Sì, me l'avevi detto, cara Rita. Quindi aspetto, chiuso gli occhi, perché mi bruciano, mi lacrimano. Scusate tutti. Ho ascoltato amore, e questa meditazione è proprio stata bella, un calore addosso, sulle spalle, sulla testa. Proprio la luce immensa. Grazie, grazie a tutti. Grazie a te, cara Rita, un abbraccio, grazie per essere intervenuta. Ciao Maria, grazie, ciao Mary, e ciao Liliana. Grazie a tutti. Ciao, un abbraccio cosmico a tutti, a presto.